Siamo con il dottor Angelo Cefalo, candidato sindaco di La Terza, eh, con la coalizione di centrodestra. Allora, dottor Cefalo, immagini di diventare primo cittadino? da dove partirebbe anzi da dove ripartirebbe eh, proprio per portare la terza ad una condizione dignitosa di decenza, eh, una condizione che la comunità laertina evidentemente merita. Eh, ci troviamo qui a realizzare queste interviste. Siamo nei pressi del eh, comune, una piazzuolo, un'area pubblica che versa in un degrado, in una sporcizia impressionante. Allora, cosa fare dopo l'insediamento? Un saluto a tutti i cittadini laertini e a tutta, eh, tutto il popolo provinciale e regionale. Allora, il mio primo punto, il mio motto della mia lista, della mia coalizione è legalità e cultura. Quindi tutto questo uh, farà sì che porterà la terza a divenire una cittadina innanzitutto più pulita e più organizzata. La, la mia prima mossa che io uh, ho sempre uh, pensato di fare è quella di uh, insediarmi nella casa comunale e controllare i conti del bilancio, del bilancio consuntivo. A questo punto qua destinare gli stessi, se dovessero eh, essere presenti, a, eh, ad organizzare le opere che più necessitano di eh, primaria assistenza. Dopodiché eh, parlerò e mi incontrerò con tutto il personale che oggi eh, fa parte del, 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 dello staff lavorativo del comune stesso, mi devo presentare, devo conoscere le, le loro mansioni e in base a questo noi organi, organizzeremo il tutto sempre tramite, eh, eh, facendo riferimento al programma amministrativo eh, che noi abbiamo stilato e quindi metteremo... Eh, una, daremo una priorità di organizzazione del lavoro della casa comunale in base alle esigenze del, del, del programma. L'altra uh, 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 priorità che uh, la, nostra, la nostra coalizione, uh, il Sindaco, uh, darà a, alla casa comunale e quindi alla cittadina di La Terza è quella di mettere in sicurezza tutte le scuole di la terza, come in primis eh, dando la possibilità eh, eh, ai professori e ovviamente all'organizzazione pratica di ogni aula eh, pratica di ogni aula di essere sicura sia per gli alunni e sia per i professori, come? Ovviamente accertandoci che i professori stessi siano, eh, sia, non, siano e non siano infetti dal, dal Covid. 19, dal virus Covid-19. A questo punto qua eh, sia le famiglie che i lavoratori stessi delle scuole eh, devono essere sicuri e certi di non trasferire eh, l'infezione ai ragazzi e quindi i ragazzi di andare a scuola eh, in molta tranquillità. Eh, altra cosa importante, eh, mettere in sicurezza i luoghi eh, secondo i decreti legislativi sulla sicurezza eh, dei Lavoratori, mettere in, in sicurezza quindi questi luoghi eh, controllando Tutte, eh, controllando eh, tutti i presidi di, di sicurezza che ad oggi risultano eh, non, eh, non eh, messi in eh, manutenzione. Ecco, eh, torniamo sulla vivibilità urbana. Eh, abbiamo aperto questa intervista, ho detto ci troviamo in una location poco felice visto il, eh, il degrado. An anche questa sarà una priorità, la vivibilità urbana. Eh, la, il controllo del territorio attraverso appunto, ehm, assicurando l'igiene pubblica alla collettività. Cultura e legalità apporteranno ai cittadini di La Terza ad essere rispettosi del proprio territorio, quindi io eh, ho fatto riferimento eh, in un'altra un intervista a quella che è la teoria delle finestre rotte messe in pratica dal sindaco di eh, Giuliani, eh, il sindaco di New York, dove lui attraverso la riorganizzazione della città dove viveva ha messo a, a, a tacere, a riorganizzare, l'educazione civica eh, cittadina eh, pulendo, pulendo le strade e mantenendo l'ordine cittadino significa una città pulita e ben organizzata dove eh, face, eh, attuando questi meccanismi eh, prioritari il popolo ha eh, eh, ha smesso di, eh, di eh, sporcare, ha smesso di rompere, ha smesso di rubare, in quanto la città eh, si è presentata da questa teoria eh, una città più organizzata, una città, una città pulita, rispettosa e degna del cittadino che la vive, del cittadino che la abita.